Loredana Bertè dovrà subire un'operazione urgente. Saltate tutte le date del tour. Come sta la cantante? Problemi di salute. Nel post-operatorio, motivo per il quale è stato deciso di rinviare il tour al prossimo autunno, inverno, o primavera 2024. In passato era già capitato che la Bertè fosse costretta a rimandare il tour per problemi di salute. Lo scorso anno la cantante aveva annullato l'ultima tappa del tour estivo a Lanciano, probabilmente a causa di un virus intestinale. Loredana Bertè non è in pericolo di vita. Questa volta non è noto quale sia il problema di salute che ha costretto la rocker in ospedale, ma il suo staff ha tenuto a precisare che non si trova in pericolo di vita e che spera di riprendere presto con la sua musica. L'artista non è in pericolo di vita e ce l'ha messa tutta per essere con voi, ma il dolore fisico è troppo forte e non le consente tutti gli sforzi inerenti ai viaggi e concerti. Spera di rivedervi presto più in forma di prima. Inoltre, lo staff ha precisato che i biglietti già acquistati saranno validi per i prossimi concerti e che le nuove date verranno comunicate il prima possibile. Loredana Bertè, fan in apprensione. Dopo il comunicato relativo al tour saltato e ai problemi di salute della cantante, tantissimi fan che seguono la rocker sono andati in apprensione. Molti coloro che si sono allarmati e che hanno espresso vicinanza alla giudice di The Voice Senior e The Voice Kids, augurandosi che possa riprendersi rapidamente e che l'intervento chirurgico a cui dovrà sottoporsi fili liscio. Diversi anche i personaggi noti che hanno scritto alla Bertè dopo il comunicato relativo all'annullamento delle date del tour. Tra questi Antonella Clerici, la conduttrice di The Voice. Dai e Lori, l'affettuoso incitamento della presentatrice che spera che la musicista del Mare d'Inverno possa essere di nuovo tra i giudici della prossima stagione del talent show del venerdì sera di Rai 1.